Buonasera a tutti, sono Rino Polloni dal Parco del Laghetto. Qualche giorno fa avevo denunciato che c'erano dei ferri sporgenti nel campetto da calcio e sono passati i giorni e il ferro è ancora qua. Siamo venuti a vedere, ecco, potete vedere, questo è il ferro, è pericolosamente ancorato al terreno, probabilmente da cemento, sono scarti di materiale edilizio e oggi i bambini giocavano a pallone in questo campetto, pericolosamente con il ferro che sporgeva. Buongiorno a tutti, sono Rino Polloni dal Parco del Laghetto di Desenzano. L'altra volta eravamo venuti a vedere il campetto da calcio, sporgeva pericolosamente un ferro, un tondino, e i bambini giocavano a pallone in mezzo a questo ferro, tant'è che un bambino si è fatto male, si è rotto anche il braccio. Dopo una settimana siamo riusciti a farlo tirar via, adesso siamo possibilmente al detto per vedere se tutto fondo. Come potete vedere, questi picchetti li abbiamo appena piantati, testimoniano che sono stati rilevati dei ferri. Come potete sentire, qua sotto c'è dell'altro ferro, è tutto pieno di ferri, molto probabilmente di materiale edilizio riportato nel tempo e poi coperto con della terra. Qui giocano i bambini e ogni tanto spunta qualche ferro. Adesso farò qualche esposto alle autorità competenti, perché qua, come potete vedere, è pieno di ferro e questo materiale di scarto va smaltito in discarica e non sicuramente sotto un parco dove giocano i bambini. Al momento Rino Polloni da Desenzano vi saluta.